Rieccoci tornati in diretta, andiamo a collegarci subito con Andrea Picardi, vedo già vicino a lui Nicola Zingaretti, a questo punto il nuovo presidente della Regione Lazio. Sì, il nuovo presidente della Regione Lazio, le chiedo quanto è soddisfatto, insomma è passato tanto tempo da quando a ottobre, circa 6 mesi fa, decise di candidarsi, ecco, alla luce di questo risultato immagino sia ancora più soddisfatto, lei doveva correre, lo sappiamo, per sindaco di Roma. Sì, sono soddisfatto perché quando io dissi c'è un'emergenza democratica forse non tutti ci credevano e invece abbiamo visto che in questo voto quanto questa emergenza democratica era profonda nella voglia delle persone di cambiare, di protestare, di lanciare dei segnali e nel Lazio l'abbiamo raccolto noi, abbiamo raccolto questa voglia di cambiamento della buona politica esiste, può raccogliere l'innovazione e può candidarsi ad andare incontro a questa voglia di cambiamento che c'è tra le persone. Quali sono le sue priorità per la Regione Lazio? Insomma, la sanità è un argomento fondamentale. Qual è il primo atto che farà da Presidente? Ma innanzitutto ricostruire la fiducia attraverso la dimostrazione che abbiamo capito che la trasparenza e la lealtà delle persone è la cosa più importante in questo momento. Io ho chiesto fiducia, la fiducia mi è stata data, ma mi è stata data su un programma molto chiaro su questi punti. Prima la meritocrazia, la trasparenza, la pulizia, le persone oneste. E su questo si innesteranno poi tutto il resto. Il fatto che lei abbia vinto e Bersani abbia perso, cosa vuol dire? Che comunque quando magari il PD sceglie il giovane va meglio? Come si può interpretare questo dato? La vicenda regionale è molto legata alle vicende regionali. Qua c'è stata una rottura con lo scandalo che abbiamo conosciuto e c'è stata una reazione della politica che è stata una reazione positiva. Va bene, grazie allora al nuovo Presidente della Regione Lazio, devo liberarlo che è richiestissimo come immaginate. Lo vediamo, in questo momento sono fasi di festa ovviamente per Nicola Zingaretti, grazie sì. A te Andrea, ovviamente se possiamo rimanere in collegamento con te, sì perfetto, ti sentiamo. Che Eccoci, cosa accadrà? A questo punto è stata programmata una festa come accade quando viene eletto un presidente oppure il Partito Democratico ha deciso per una scelta più sobria visto magari il dato delle nazionali? Qui fuori a Piazza di Pietra è stato allestito un palco dal quale tra poco Nicola Zingaretti parlerà. Sì, c'è una festa, ma una festa insomma che al momento non sembra essere esagerata. Comunque si arriva da una sconfitta, quella di ieri, molto pesante, come avete sentito anche dalle parole di Enrico Gasbarra, il segretario regionale del PD, per cui sì alla festa, ma una festa comunque in tono abbastanza sobrio. Tra poco Zingaretti, come abbiamo detto, parlerà dal palco e poi le persone rimarranno qui un po' in Piazza di Pietra. Bene, grazie per il momento Andrea, ovviamente ci continueremo a sentire durante il corso della serata. È poi questo l'animo, chiedo a...